Per chi ha gestito i rifiuti della Campania, illecitamente provocando ingenti danni, è arrivato il regalo di Natale che molti si aspettavano da tempo. Questa mattina l'undicesima sezione del Tribunale di Napoli ha dichiarato incompetente la Procura della Repubblica a sostenere l'accusa nel cosiddetto procedimento rompiballe, nato dalla maxi inchiesta dei pubblici ministeri Paolo Sirleo e Giuseppe Noviello, che coinvolgeva i vertici delle gestioni del commissariato di governo per l'emergenza rifiuti e, tra gli altri, il capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. La Corte ha dunque disposto l'immediata trasmissione degli atti alla Procura di Roma. Ricomincerà tutto dall'inizio. I magistrati della capitale dovranno reistruire il fascicolo dalla fase delle indagini preliminari e non è escluso che molte posizioni vengano considerate da archiviare. Perché tutto questo? Perché nell'inchiesta era finito un magistrato, Giovanni Corona, all'epoca dei fatti consulente del prefetto Alessandro Panza, che guidava il commissariato per l'emergenza rifiuti, che ha ottenuto il via libera dal CSM nelle scorse settimane per tornare in forza alla procura guidata da Giovan Domenico Lepore. 30 faldoni costruiti in 2 anni di indagine, a carico di 25 persone, azzerati dalla sentenza pronunciata dal Tribunale. Questa è la notizia, grave ma prevedibile, che ha scandito questa giornata, durante la quale era prevista anche l'ultima udienza per il 2009 del processo a carico del governatore della Campania Antonio Bassolino per la gestione del commissariato per l'emergenza rifiuti tra il 2002 ed il 2005. Una lunga testimonianza, quella di Giuseppe Iavazzo, chiamato nel 2003 da Vanoli a guidare l'ufficio flussi all'interno della struttura del commissariato di governo. Al termine dell'esame è emerso come l'assenza di raccolta differenziata, gli scarsi controlli all'ingresso degli impianti ed il frequente sovraccarico provocassero spesso il danneggiamento di questi ultimi. E quando un impianto si ferma, sono immediate le ripercussioni, in una sorta di effetto domino, in tutta la rete di raccolta e smaltimento. Secondo la difesa di Fibe e Impregilo, responsabili degli impianti, la mancata raccolta differenziata ed il conferimento eccessivo ed indiscriminato di rifiuti provocava danni alle imprese. Nascondersi dietro il dito, secondo l'accusa, che sostiene invece che fosse proprio il cartello Fibe Impregilo Fisia a disincentivare la differenziata, imponendo ai comuni che non conferivano la quantità di rifiuti stabilita nell'impianto delle penali in denaro. Le difese in larga parte concordano anche nel ritenere la mancata operatività di un impianto di incenerimento dei rifiuti e la saturazione delle vecchie discariche ulteriori fattori a loro discolpa. Una strategia, invece, secondo l'accusa, per giustificare interventi d'autorità per l'apertura, senza i necessari controlli, di nuovi siti di stoccaggio. È stato poi ascoltato il teste Antonio D'Alisa, mentre per quanto riguarda Claudio Marro e Massimo Martelli si è deciso solamente di acquisire agli atti le loro relazioni, rinunciando all'escussione. Il processo riprenderà a gennaio. Abbiamo chiesto all'avvocato Andrea Garaventa di fare un bilancio di questi mesi. Ma un bilancio, a mio giudizio, positivo per le difese, perché sta emergendo pienamente la situazione emergenziale entro la quale chi ha costruito gli impianti e chi gestiva gli impianti si è trovato a dover fronteggiare, cosa che sembrava totalmente sconosciuta e perlomeno non evidenziata dai pubblici ministeri all'inizio di questa vicenda. Vero? E ovvero una situazione in cui la raccolta era differenziata, era totalmente assente, è emerso chiaramente che la raccolta differenziata era un tema fondamentale per permettere alla Campania di superare la gestione, l'emergenza dei rifiuti, soprattutto la raccolta dei rifiuti in strada. La notizia del giorno è un'altra, però, il processo di palle va a Roma. È andata a Roma, noi avevamo presentato delle questioni sul punto, sono state finalmente accolte dal giudice del dibattimento, per cui il processo rompiballe regredisce alla fase delle indagini, si dovrà rifare eventualmente l'udienza preliminare qualora il pubblico ministero di Roma ritenga di dover chiedere rinvio a giudizio, perché teoricamente potrebbe anche prendere decisioni diametralmente opposte rispetto a quelle della Procura. Quindi archiviare? Teoricamente, insomma. È la teoria questa. Secondo la Corte si trattava del processo più fresco, insomma, quello che non rischiava la prescrizione, quindi... Ma io, guarda, la prescrizione la considererei una sconfitta, perché la prescrizione non dà una spiegazione, non porta a una spiegazione concreta di tutte le situazioni emergenziali che sono state alla base dei problemi che hanno condizionato quotidianamente chiunque abbia lavorato all'interno degli impianti per cercare di portare fuori
la Regione Campania da un'emergenza che purtroppo ci ha creato un danno d'immagine a livello mondiale. Ecco, lei appunto rappresenta gli interessi degli impianti che sarebbero stati danneggiati, questa è la vostra linea difensiva. Beh, da uno scarso controllo nel conferimento. Beh, lei pensi che insomma il tema della raccolta differenziata da un certo momento in poi è stato evidenziato da chiunque, da qualunque parte politica, da imprenditori, da magistrati, da chiunque, e siamo arrivati solamente adesso a intimare ai comuni che in qualche modo si sono dimenticati che in un piano regionale del 99 la differenziata era prevista, e appunto intimare a questi comuni di partire con la differenziata sul serio appena di commissariamento degli stessi. Si ricordi che il piano regionale dei rifiuti del 99 prevedeva una differenziata al 35% da raggiungere entro il 31 dicembre del 99. Siamo a dati che sono al di sotto di molto rispetto a quel dato, 10 anni dopo. La contraddizione che vi viene rivolta è che il 35% era previsto, ma le imprese che erano gestori degli impianti avrebbero perso degli introiti. No, assolutamente, assolutamente, perché comunque i rifiuti venivano ugualmente conferiti agli impianti, sarebbero stati lavorati e avrebbero permesso di lavorarli anche meglio. I tempi delle prossime, insomma, il calendario delle prossime è già stato stabilito fino a giugno, ogni mercoledì. Ogni mercoledì, salvo qualche... Sufficiente... No. Per la fine del processo? No, sufficiente come ritmo. No, lo troviamo eccessivo, anche perché... Eccessivo? Purtroppo lo troviamo eccessivo perché non è facile gestire un processo di queste dimensioni con udienze settimanali, considerando che tutti gli avvocati del collegio difensivo sono impegnati in altre vicende, anche in altre vicende ugualmente importanti. Arrivederci.